noi amiamo coccolarci. Amiamo coccolarci. Oggi sarà una puntata piena di storie, fatta di incontri con uomini e donne straordinarie. E anche venerdì ci piace coccolarci con il Vangelo. E una di queste presenze del nostro cuore è quella di Don Romano De Angelis. Don Romano, come stai? Bene, grazie a Dio. Ti lascio alla scrittura. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Don Romano, niente più innaturale per la sapienza umana che questa pagina delle scritture. È proprio dura pensare di poter amare chi non ci ama. Sì, perché il Signore non vuole condannarci a una vita infelice, ma vuole elevarci a una vita stupenda, perché non è naturale amare il nemico, ma è soprannaturale. Dio lo fa con me. Quest'uomo descritto dalle Beatitudini è Gesù, le ha compiute Gesù. E io sono quel nemico che è stato amato da Gesù. E quell'amore è capace di rendermi anch'io colui che può amare un nemico, sapendo che questo può mettere fine alla violenza. La violenza che risponde con la violenza è solamente un amplificarla, un aumentare l'ingiustizia e la violenza nel mondo. L'amore ha la forza di spezzare la violenza, ha la forza di spezzare il male. Gesù l'ha fatto sulla croce. Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Stefano, il primo martire, è morto così. Perdona loro. Maria Goretti è morta così, ha perdonato Alessandro che l'ha coltellata. Lo voglio con me in paradiso. Quindi è possibile, ma è possibile in Cristo. Tant'è vero che è lo specifico del cristiano. Quanti non credenti fanno opere buone, serie, davvero, ma l'amore al nemico diventa lo specifico del cristiano. Non siamo semplicemente così un po' una verniciata di bontà. Certamente è necessario, questo non vuol dire essere conniventi con il male, lo stiamo sentendo in questi giorni. E soprattutto, Don Romano, chiedo perdono, che questo è un punto importante, non significa che non sia necessario assicurare alla giustizia umana quello che può essere un reato, ma amare, come dici tu, è qualcosa di diverso. È un, il linguaggio di Gesù non è tecnico, non è giuridico, ma è profetico, esatto. E pastorale. Si tratta di
entrare nel cuore delle relazioni. È il veleno che fa male, ma sicuramente l'omertà e la paura alimentano il male, non lo estinguono. Non giudicare. Non che cosa giudicare. Vuol dire? Vuol dire appunto togliere quel veleno che c'è in un giudizio, che non è semplicemente il giudizio di condanna e di fermo nei confronti di chi opera il male, ma è il veleno che si annida nel cuore, il voler uccidere, non dare una seconda possibilità. Ma i mali vanno denunciati. Andare dalla polizia non è contro la carità. I magistrati fanno il loro dovere quando giudicano e condannano il colpevole. Lo stiamo sentendo in questi giorni, il Papa parla giustamente di tolleranza zero su dei crimini orrendi. Questo va fatto e non è contro il discorso di Gesù. Don Romano, da dove si inizia? Qual è il punto di partenza per poter amare chi non ci ama o i nostri nemici? Si inizia dal farci poveri. La prima parte, l'abbiamo ascoltata domenica scorsa, del discorso, Gesù l'ha rivolta ai suoi discepoli e c'erano delle antitesi, poveri, ricchi, affamati, sazi, piangenti, gaudenti. Ora vengono superate queste antitesi perché Gesù si rivolge ai poveri dicendo che dai poveri parte la salvezza del mondo, cioè si rinnova il cuore della società partendo dai poveri. Ma i poveri non è semplicemente una questione economica. Chi sono i poveri di cui Gesù parla? Sono quelli che lo stanno seguendo, quelli che lo ascoltano. Quindi noi diventiamo poveri, indipendentemente dai soldi che abbiamo, poveri secondo il Vangelo, quando non riponiamo la nostra sicurezza sui beni, sulle amicizie, sulla potenza, tantomeno sul male, sulle cattiverie, ma nell'ascoltare e mettere in pratica la parola di Gesù. Allora diventiamo quei poveri capaci di amare. Il Signore ci chiede un amore concreto, un amore reale, un amore che spiazzi il nemico e lo trasformi. Don Romano, ci chiedi tanto per questa settimana, Il compito non è assolutamente facile. Grazie per quelle parole che, come mi ha scritto la signora Astrid dal Belgio, ha scritto poche parole che arrivano dritto al cuore e che fanno il pieno di fede per tutta la settimana. Questo sei per noi, Don Romano De Angelis. A proposito di storie che c'è poco da fare, superano le generazioni. Quella di Marcellino, pane e vino. La lezione di tenerezza, sento il pubblico. Che vede che fa? Guardate, poi state con noi. Don Romano, grazie. Ci vediamo venerdì, grazie. Se Dio vuole. Non so se ti piacerà, ma i frati dicono che fa bene. Se tu scendessi giù, potresti venire a mangiarlo qui. Non ti faccio paura. No. Sai allora chi sono? Sì, sei Dio. Questo film ha 64 anni, compiuti il 24 di febbraio, perché continua a interrogare il nostro cuore, lo chiediamo al nostro Italo Moscati. Italo, un compito complicato questa mattina, perché tu devi farci capire cosa susciti in noi ogni volta che vediamo questo film, questo fiume di emozioni che cambiano le generazioni ma rimane lo stesso tumultuoso. Perché? Intanto si deve dire che sono due i Marcellino, pane e vino. Ne abbiamo uno
Partiamo da questo. Di un regista spagnolo, 1955, che racconta la storia di questo ragazzino, perché Marcellino è un luogo santo in Spagna e nello stesso tempo è una storia che fa parte della tradizione spagnola. Mentre dopo ne avremo un altro, diretto da Luigi Comencini, sono passati tanti anni, 1991, no. È la stessa storia, ma è profondamente cambiata. Nel primo film questo bambino addirittura raggiunge nello spazio del paradiso i genitori che non aveva mai conosciuto. Nel caso invece di Comencini è una storia che si allontana da un miracolo che addirittura avviene in una dimensione altra. Quindi è sempre una storia che però ispira il rapporto che c'è tra un ragazzino giovane che diventa per una comunità di frati una cosa che li spinge non solo a un rapporto, di disponibilità visto questo ragazzino che praticamente finisce viene adottato ma finisce anche per guidarli tutti. Vero. In questo modo qua siamo anche diversi in quella dimensione di cui avete parlato anche prima del Papa, no? Di questi abusi è una dimensione del tutto lontana da questa cosa, c'è questo bambino che è in qualche modo il rappresentante di una vita in cui questi frati dedicano per farlo tornare a una felicità che non aveva avuto perché era stato abbandonato davanti a una chiesa. Italo, è un bambino, attore non professionista, Pablito Calvo, straordinario, ed è un film che è un successo planetario. Già nell'immediato viene venduto in tutti i paesi, tra l'altro il romanzo da cui è tratto diventa un best seller, si parla di 9 milioni. Infatti, quello ha avuto un grandissimo successo, ma anche la seconda edizione, anche quella di Comencini. Vogliamo vederla un attimo, visto che ci hai stuzzicato. Certo. Sì, e poi tu che sei stato un grande amico di Comencini, ci dici anche cosa cambia realmente tra il primo e il secondo racconto. Certo. Guardiamo. La stessa emozione per un uomo, Luigi Comencini, che ha amato tantissimo Italo, lavorare con i bambini. Sì, pensiamo a Pinocchio, pensiamo a Cuore, pensiamo a Incompreso, che io non so quante volte... eccole qua, le mie donne. Io non lo so, diventata vecchietta per vederlo perché mi strappo il cuore ogni volta. Perché? Cosa vedeva nei bambini Comencini? Comencini vedeva nei bambini una verità che cercava, nel senso che non aveva un atteggiamento paternalistico. È vero. Aveva faceva diventare questi ragazzini uno strumento per capire la realtà. Ci sono delle differenze tra il primo film, che è un film fatto da uno spagnolo che sta dentro quella cultura, e Comencini invece sta in un'altra cultura, perché lui è un protestante, che comunque sia è di cultura francese,
e ha fatto questo film con un sentimento diverso. Vero. Sono passati molti anni, non poteva essere un remake e l'ha inventato sulla base delle sue esperienze di regista, che aveva fatto un'inchiesta per la televisione sul mondo dei ragazzini, così come aveva fatto un'altra inchiesta importantissima a cui io ho collaborato, che è l'amore in Italia. Era un regista straordinario. La sua sensibilità... Era Burbero? Com'è? Burbero? Ma era Burbero benefico, diciamo, nel senso che era molto rigoroso. Ecco. Rigoroso anche nella varietà del suo lavoro. Perché lui è stato, per esempio, Pane, Amore e Fantasia, è stato il regista. Se lo vogliamo ricordare, tra l'altro, sono felice che attraverso questo compleanno riusciamo a ricordare anche il ruolo che ha avuto Comencini nel mondo del cinema italiano e internazionale. Ma certo, anche perché lui ha fatto film, per esempio Tutti a casa, è un film con Berto Sordi che racconta il dramma della fine della guerra e le reazioni che tutti a casa provano tornando dai combattimenti e dalla morte. Ma anche questa inchiesta fatta, L'amore in Italia, che è cominciata in Sicilia ed è risalita fino in Piemonte, ha visto il passato di come l'amore veniva vissuto nelle campagne, nelle solitudini, a come invece veniva vissuto in Piemonte, dove c'era una realtà di fabbrica. Certo. Noi abbiamo intervistato una coppia che era un operaio e una figlia invece di un importante personaggio politico di sinistra, e raccontavano questo loro amore che poi era finito. Allora era una sensibilità tale che non è così frequente nel cinema italiano. Assolutamente. Non è, perché aveva la pazienza di mettere questi ragazzi nella possibilità di esprimersi al meglio. Io mi ricordo che quando facemmo questa cosa in una scuola di Milano, era lui che col microfono andava dai ragazzini e si faceva raccontare le loro storie. Questo significa che aveva la fiducia di questi ragazzini, che la coglievano al volo, perché non era aggressivo, come molto spesso succede ai personaggi televisivi. Sapeva che bisognava usare un certo tatto. Annullava le distanze, i ragazzini, che sono veri, come hai detto tu, sì, sapevano esattamente com'era il suo cuore. Ce ne andiamo un minuto in pubblicità, piano sì, piano, passando per il finale di Marcellino, Pane e Vino, e poi dopo torniamo qui. Non ti muovi. Colonna sonora di Pinocchio. Ci accompagna in un viaggio partito un po' lontano. Il 24 febbraio compirà 64 anni Marcellino Pane e Vino, che nel 91 vede una nuova versione tutta italiana per la regia di Luigi Comencini. E qui Italo Moscati, suo stretto collaboratore e amico, posso dire anche un po' discepolo, ci sta raccontando tante cose di lui. Sì. Italo, il Marcellino di Comencini nasce in un ambiente diverso, in tempi diversi. Cosa mantiene dell'originario, secondo te? Beh, dello stupore di fronte a questo ragazzo che parla di tante cose che importavano a Comencini, ma lo faceva con una grandissima differenza rispetto, per esempio, all'idea del miracolo. Ecco, più laicamente, Comencini pensava invece alla maturazione dei sentimenti, a che cosa significa un ragazzino in una comunità di frati, in qualche modo è un elemento di rottura, certo, non di abuso. Questo è anche una cosa fortissima. E quindi il Comencini aveva fatto un film che non somigliava al primo film, che aveva altri intenti e anche un altro respiro, se si vuole, poetico. In Comencini c'era in realtà la vita di un ragazzo, di un ragazzino che viveva dentro in una dimensione religiosa, e ogni cosa che scopriva era uno stupore, ma nello stupore questo ragazzino era l'elemento che aggiungeva di più. Non era un allievo, era una persona che portava la sua sensibilità semplicemente, come la sentiva, liberamente. E quindi era un incanto vedere questo rapporto di Comencini così serio con questo ragazzino così vivace. Cosa interessava realmente a Comencini? Tu
Tu hai detto riuscire a raccontare quello che a lui interessava. Se volessi riassumere in mezzo minuto la sua intenzione poetica, qual era? L'intenzione poetica è di dire le cose come stanno, nel senso di scoprire i personaggi per quello che sognano rispetto ai fatti che vengono posti di fronte. Questo ragazzino, Marcellino, di fronte a, non aveva un'idea comunque chiara di che cos'era la fede. Certo. Aveva lo stupore di scoprire con la fede qualcosa. E questa è una cosa molto importante, cioè perché è come se lui importasse un elemento di novità, che era un elemento di novità anche nei comportamenti. E quindi ci voleva tutta la pazienza che Comencini aveva di ricavare la verità di questo ragazzino. Non imporre uno schema, questa è la cosa importante. E lasciare poi al cuore anche del telespettatore, chi lo aveva visto al cinema, di poter arrivare comunque alla propria conclusione. Ci guardiamo certo. Il finale, fazzoletti assicurati per tutti, torniamo al primo, Marcellino Panevino, è un finale che ricordiamo tutti, guardate. Bravo Marcellino, tu sei un bambino buono e io ti voglio dare in premio quello che più desideri al mondo. Dimmi, vuoi essere frate come fra Bernardo, come fra Pappina, come il padre superiore? Oppure vuoi che Manuel venga a giocare con te? No, voglio soltanto vedere la mia mamma e poi anche la tua. E vuoi vederle adesso? Sì, sì, adesso. Dovrai dormire. Ma io non ho sonno. T'addormenterò io. Vieni. Dormi, Marcellino. Dormi, Marcellino, credo che sia stato anche l'incubo prima di dormire per tanti, la paura quando eravamo piccoli di addormentarci e non svegliarci più. Italo, un ritratto umano in questi 2 minuti e mezzo, 3 che ci restano, lo dobbiamo fare, di Luigi Comencini. La nebbia dell'Alzheimer se l'è portato via ad un certo punto della sua vita. Tu avevi deciso anche di non vederlo più perché un allievo a un certo punto ha bisogno di ricordare il maestro nella sua lucidità. E invece un giorno fu lì a cercarti. Sì, e la cosa mi ha colpito molto, anche perché in realtà faceva una vita molto isolata. E quando sono stato ammesso, no, per vederlo, anche d'accordo con la moglie, con la le, moglie figlie, e le figlie, che erano anche mie amiche, è stato un colpo piuttosto forte, perché lui aveva... forse per me una predilezione, in quanto erano tutte donne quelle che avevi certo. intorno, e quindi forse mi aveva identificato, non so come potessi essere un figliuolo ammesso almeno dalla strada del lavoro che abbiamo fatto insieme. E il suo insegnamento credo che fosse proprio anche imbevuto di questo, cioè di una simpatia. Perché mi commentava come ero, mi vestivo, la cravatta che mi mettevo, cioè evidentemente aveva proprio il desiderio di avere questo cosa figlio. Ti ha lasciato quell'amicizia, Italo? Beh, mia, la sensibilità di un uomo che è severissimo nella vita familiare, ma anche se era un uomo di grandi sentimenti, e poi la sua disponibilità nel lavoro, mi diceva sempre, Italo, tu sei intelligente, non ti dico niente, ruba quello che serve. Questo è il rispetto dei maestri, è la grandezza dei maestri. Italo, io ti ringrazio. Siamo partiti da Marcellino, siamo arrivati a un ricordo. Abbiamo fatto un lungo viaggio. Un lungo viaggio che era doveroso. Grazie di cuore a Italo Moscati. Grazie a voi. Non ti preoccupare, stai qui. Dai, approfitto. Grazie. Io mi sposto per portarvi dal... Commendatore alla Repubblica Sofia Corradi, non si alzi, che è una donna che io ho desiderato conoscere, professoressa Moscati. Quella che vedete di fronte a me è mamma Erasmus ed è la professoressa che ha regalato un sogno bellissimo da 32 anni a tutti gli studenti italiani ed europei. Professoressa,
Noi vogliamo sapere tutto di lei. Mi sente? Io le chiedo perdono, sì, ma ho una voce quante ore abbiamo? Ah, professore, io con lei potrei stare fino a quando il buon Dio non mi chiami. Allora, annodiamo un po' l'orologio. Torniamo indietro nel tempo. Papà ingegnere delle ferrovie. Sì, ingegnere geologo. Geologo. Cioè non conosce confini, esatto, la geologia. Quella che, quella figura fondamentale che serve anche a immaginare e a sognare delle nuove rotte, no? Delle nuove strade rotate, eccetera. Prima di tre figlie. Sì. Papà e mamma viaggiatori in tempi in cui non sapevamo neanche a stento prendere il treno per arrivare al paese di 30 chilometri. E quindi lei è allenata a vedere nuovi mondi. L'aver viaggiato da piccolissima con papà e mamma cosa le ha dato innanzitutto? Beh, mi ha dato la voglia di conoscere il diverso. Per me l'ignoto ha un fascino, perché ciò che io non conosco mi sfida a conoscerlo, mi stuzzica a volerlo conoscere. La mia qualità o difetto principale, quella che ha sempre informato la mia vita, è la curiosità. Io sono curiosissima. Ma lei perciò è così. Lei perciò è così. E chi vuole scoprire cose nuove non invecchia mai. Sofia, studentessa modello, diremmo oggi, sia lei che sua sorella, partecipate al bando di concorso all'università per una borsa di studio. Sì. E le cose cominciano ad andare bene. Venite innanzitutto selezionate. Superiamo la prima selezione. Però mi deve far vedere, ci fa capire, quando lei lo dice a mamma e papà. Ah! Vede, mio padre e mia madre erano cittadini del mondo, ma lo erano onestamente, ecco, ci credevano. Però, quando si viene alle proprie figlie... Eccolo qua. Cosa? Voi volete andare al di là dell'Atlantico da sole? Perché la borsa di studio è per l'America. La borsa di studio era per gli Stati Uniti d'America, che poi sono borse di studio che hanno una storia gloriosissima. Scusi, tutti ci ricordiamo che a messa periodicamente capita la lettura di quel brano bellissimo: squaglieremo le spade per farne gli aratri, squaglieremo le lance per farne le falci con cui mietere quel tale grano. Bene, quello sembra, ma sa, lui era un profeta, quello che parlava così, perciò prevedeva il futuro. Il futuro sembra allora veramente... Allora ha descritto con qualche millennio di anticipo le borse Fulbright, perché i soldi con cui si andava a coltivare la comprensione tra i popoli erano ricavati dalla vendita dei residuati di guerra. Esattamente. Perciò era proprio... Con le armi costruiamo la pace. Come fa a convincere papà, lei e Gemma, sua sorella, come fate a convincere papà e mamma? Ma non li abbiamo mica convinti, no? Con mia sorella, con cui ci davamo sostegno in questa nostra speranza di riuscire a ottenere le borse, ci siamo dette, tanto non abbiamo niente da perdere. I sogni... Peggio che non darci la borsa, non ci può succedere. Siamo andate dalla direttrice, che Dio l'abbia in gloria, la dottoressa Cipriana Scelba, la direttrice di questo ente, e le abbiamo detto, sa, se non ci date la borsa a tutte e due, i genitori non ci lasciano partire. Aspirava a quelle borse, certo. E noi con che faccia di bronzo siamo andati a dire no, noi ne vogliamo due. Non una, ma due. Meran, dopo aver superato la selezione, sia chiaro. Professoressa Corradi, papà a un certo punto ingoia il boccone, mamma si inventa tutte le malattie immaginarie, ricatti morali. Che... Si è messa a letto, ecco, con una malattia psicosomatica. Favoloso, ma voi siete andati? Ah, sì. Professoressa, un anno accademico in America, mi sono anche segnata che anno fosse. Era il 57-58. Esatto, 57-58.
voi raggiungete il top del top, nel senso che fate gli esami in lingua inglese, tornate cariche di un mondo nuovo che vi cambia la vita. Sì, sì, sì. Torna chiaramente a Roma, forte di questi esami, cerca di farseli convalidare. E che cosa succede? E là ne cominciamo a sentire delle belle. Eh sì, perché io vado all'ufficio studenti dell'Università di Roma, che era la sola. La Sapienza, ovviamente. E non si chiamava solo ancora la Sapienza, era perché a quei tempi era una sola università. Con la pergamenuccia, l'originale, perché a quei tempi le fotocopie non esistevano. Porto questa e dico all'impiegato: io sono stata a Columbia University, mi hanno dato il master, siccome mi mancano 3 esami per laurearmi, voi mi riconoscete il master come equivalente dei 3 esami, così io faccio la tesi e mi laureo subito. L'impiegato non ha capito cosa io gli chiedessi, chiama allo sportello il direttore della segreteria. E questo mi investe con una ramanzina ingiuriosa a base di: ma cosa si crede, signorina? Lei va a divertirsi, se ne va a spasso per il mondo, e poi si punta il dito contro con questo gesto. E poi noi dovremmo darle una laurea, ma faccia il piacere, vada a casa. Si metta a studiare. Faccia gli esami. Veda di farsi promuovere. Veda di farsi promuovere. Veda di farsi. A me studiare piaceva, non era un castigo dirmi che dovevo studiare. Ah, quel signore ovunque sia, però in paradiso. Senta, non c'è stato niente da fare. Ho dovuto fare quei 3 esami, mi laureo. Ma poi viene la sorpresa. Mentre i miei colleghi di corso, che non avevano avuto questa esperienza estera, perché quel che conta non è lo studio di una materia all'estero, ma è l'esperienza di vita, di una full immersion in una cultura diversa dalla propria, e poi fatta in una condizione così, che sembra costruita al laboratorio, sia in un ambiente diverso ma non troppo diverso, perché tutto sommato sempre università, ci sono queste figure genitoriali che sono i professori, ci sono le bacheche, quelle di lavagna oppure quelle elettroniche, ci sono le mense universitarie, ci sono i colleghi, hanno tutto più o meno la nostra età. Senta, professoressa, un'umiliazione come questa non si dimentica. Avrebbe potuto bloccare anche la sua autostima in un certo senso. Lei capisce invece da questa cosa, cioè lei, rispetto ai suoi colleghi che non avevano l'esperienza, viene chiamata immediatamente dalle aziende. Erano i datori di lavoro che cercavano me. Lei pensi che nella mia vita io non ho mai avuto l'esperienza di vedermi rifiutare un posto di lavoro per cui io abbia posto la mia candidatura. Non sarà per la mia bella faccia. Secondo me è perché io avevo questo titolo che mi dava una marcia in più. E ha detto: se ce l'ho fatta io, ce la devono fare tutti. Lei, piuttosto che diventare adesso forse un grande manager, rimane all'università, si rimbocca le maniche. Ma io ho fatto la scelta dell'università. Esattamente. A me quello era ciò piaceva, che mi piaceva. Esatto. E decide che quello che aveva vissuto, intanto questa foto eloquente, unica donna, guardate, accanto, scusate, fatemelo notare. Cosa diventa la sua vita da quel momento in poi? Carriera di ricerca, di insegnamento, però quel titolo doveva diventare l'occasione, quell'umiliazione doveva diventare un salto per tutti gli altri. Proprio così, guardi. Non dovevano gli altri avere, come dire, quell'ostacolo grandissimo, quella umiliazione. Vede, nella mia vita le forze che mi hanno spinta, guardi che io ho lottato per 18 anni, più di una volta sono stata sul punto di gettare la spugna, perché quando uno per 18 anni si sente ripetere: ma lasci perdere, non ce la farà mai, ma questa è un'idea balzana, un cavallo balzano vuol dire un cavallo mezzo matto. Bene,
che fossi matta, io non mi è stato detto. È il getto che Dio mette in noi. Insomma, io stavo più di una volta per rassegnarmi. Sono contrari, può pure darsi che abbiano ragione loro, no? Perché ad essere contrari era la vetero burocrazia di quei tempi. La burocrazia di oggi è niente al confronto. Immaginiamo allora. A quei tempi era una cosa terribile. Sembrava che sapessero dire solo no, no, no. Si è sempre fatto così, no, no, no. Cosa non l'ha fatta arrendere, professoressa Corradi? Intanto io agognavo, speravo, sognavo una democratizzazione del livello universitario. Lei pensi soltanto che di 100 ragazzini che si iscrivono in prima media, ora non ricordo la statistica esatta, ma insomma giusto una ventina arrivano a iscriversi all'università. E questo non è giusto, non è possibile che su 100 ragazzini ce ne siano solo 20 che hanno l'intelligenza per poter fare l'università. Vuol dire che gli ostacoli sono di natura economica, chiaro, o sociale. Chiaro. E c'è qualcuno che ha detto che questi ostacoli bisogna rimuoverli. Lo dice niente meno che la Costituzione della Repubblica. E l'altro motivo? L'altro motivo è che era in corso la guerra fredda. Noi adesso parliamo della guerra fredda con la stessa quasi indifferenza con cui parliamo delle guerre, certo, puniche. C'era il muro, oppure il muro delle di Berlino. Lotte di Sparta, così una ventina mila gladiatori di Spartaco sono stati crocifissi lungo la strada da Roma a Bari. Beh, ma questo fatto efferato noi lo studiamo, dopodiché andiamo a pranzo e a cena senza esserne turbati. A quei tempi la guerra fredda non era garantito che rimanesse fredda. È vero. A quei tempi era fredda, ma poteva sempre darsi che l'indomani mattina fosse diventata calda. E io dicevo, ma non è possibile che ricominciamo a massacrarci, per di più tra cristiani, non ci dimentichiamo che adesso almeno ci facciamo la guerra con qualcun altro. Professoressa, lei capisce che partendo dai giovani, mettendo in dialogo mondi apparentemente diversi, entrando nelle culture di paesi diversi, la vita potesse essere più bella. Sì. Mi dica il giorno in cui, 32 anni fa, dall'Unione Europea, allora si chiamava ancora Comunità Europea. Comunità, sì. Quando le arriva la notizia della possibilità di questi interscambi, cioè che gli studenti di un paese potessero andare. Lei mi deve far vivere quella giornata. Guardi, quella giornata le faccio una citazione dotta, io non le faccio mai. C'è un Carmine di Orazio che dice: e adesso è il momento di bere, di sbronzarci, di ballare. Dio mio, Dio mio. Non sembra vero, non sembra vero. Poi un giornalista di un quotidiano importantissimo che mi telefona: Sofia, ma scusa, questa cosa di cui abbiamo sentito parlare, che sta venendo su, è la tua. Che la chiamano Erasmus, ha niente a che vedere con quella cosa con cui tu ci stai martellando da 18 io anni. Io andavo sempre a seccarlo, ma fa il piacere, ma vedi di scrivere, questo è il promemoria. E dico, certo, è lui. E da allora Sofia Corradi diventa mamma Erasmus. Per i pochissimi che non sappiano, ecco il sogno. Io ho avuto un fratello che ha fatto l'Erasmus 20 anni fa in Spagna. Lui è tornato trasformato, io ero già laureata e mi è rimasto qua l'Erasmus. Ma Alessandro mi ha raccontato cose meravigliose.
Diventa mamma Erasmus. Professoressa Corradi, si è mai offesa perché l'hanno chiamata così? Dica no, la verità. È un soprannome che mi piace bellissimo. Moltissimo. In genere i soprannomi sono qualcosa di negativo, no? Tipo il calvo, la cicciona. Io l'amo questa donna. L'amo. No, ma invece... ma invece, mamma Erasmus, almeno a me, richiama quei nomi di quelle trattorie semplici, ma dove si mangia tanto bene, da mamma Rosa, oppure la pizzeria di mamma Teresa. Perciò a me piace questa molto. Questa è Sofia Corradi. Professoressa Corradi, ci rubiamo un paio di minuti, come al solito faccio io. No, no, la devo portare. Senta, aspetti, e poi parliamo di tutto Dica. Quello che vuole lei. Ma lei mi deve far dire Dica. Che questo è il periodo ecco in la cui sto portando. Quei ragazzi Eccola che qua. Hanno almeno un mezzo sogno di andare in Erasmus devono fare una cosa semplicissima. Devono andare all'ufficio Erasmus della loro università. Alzano il dito e dicono io vorrei andare in Erasmus. Ma andateci di persona, non dite, qualcuno mi dice, ah sì sì, la domanda si fa online, no, bisogna Fatevi andare. Guardare, oh, martellate. Professoressa, io ho la necessità, faccio questo mestiere, di tornare un attimo alla cronaca, le metto due notizie insieme. Questa Europa che tutti quanti vorrebbero vedere distrutta, annientata. Non tutti, eh. La maggioranza purtroppo, quelli che mi correggo, quelli che sanno trovare spazio nelle pagine dei giornali oggi. E poi c'ho in testa megalizzi dall'altra parte che ha dato il sangue sì. per poter restare e raccontare l'Europa. E dall'altra glielo chiedo come docente. Questo episodio allucinante che è avvenuto a Foligno in una scuola per carità di bambini. Dove per un esperimento didattico-pedagogico è stato messo un bambino di colore alla spalla. Oh, ecco, ma lasciamo perché perdere. Così i bambini, come dire, stigmatizzano la diversità, come ha detto lei. Io ho necessità che in un minuto mi metta insieme questi due fatti. Voglio sentire il suo parere. No, guardi, la mia reazione è semplicemente di sdegno, di sorpresa. Ma io mi domando chi è che le ha fatto vincere un concorso. Avrà pure vinto un concorso quella che faceva di mestiere l'insegnante. Quello, un uomo. Come sì. ha fatto? È una cosa che ha del misterioso. Ma come ha potuto pensare a una cosa simile? L'unica consolazione piccola è che ho sentito dire che è stata subito sospesa. Sì, almeno cessa di far danno. Sì, ecco sì, questo. Sì. Professoressa, l'Europa bisogna continuare a lottare per starci, per viverci. Guardi, l'Europa è una cosa umana, no? Certo. E come tutte le cose umane, è piena di difetti, è perfettibile, potrà essere migliorata. È come uno che guardasse alla democrazia. Poi, siccome constata che ha mille difetti, dice allora... Aboliamo la democrazia, tutto sommato una bella dittatura, è meglio, così non si perde tempo a fare le leggi, c'è uno che scrive un testo e si approva in 4 e 48. No, come tutte le cose umane è perfettibile, perciò a quelli a cui l'Europa così com'è non piace, sì. vorrei fargli provare come si viveva quando non c'era. Questa è Sofia Corradi. Commendatore della Repubblica dal 2017. Professoressa, le voglio un bene dell'anima. Ah, io sono una sua estimatrice. E la, no, sono io che la stimo. Eleonora Migna, grazie di avermela portata, pubblicità. Io mi alzo in piedi e la saluto così, perché è un onore. Prepariamoci al weekend, meteo!
Amici di Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà un progressivo cambiamento del tempo sull'Italia, perché correnti fredde che sono dirette al momento verso l'est Europa piegheranno anche verso il nostro paese, raggiungendolo nella fine della giornata di venerdì e ancor più nel fine settimana. Andiamo a vedere la nuvolosità prevista sull'Italia. Per il momento ancora poco o nulla, come vedete le nubi inizialmente puntano verso l'est Europa, però poi verso fine giornata cominceranno a raggiungere anche le nostre regioni adriatiche e poi punteranno verso le nostre regioni meridionali. Invece al nord e sul Tirreno sempre ampie zone di sereno. Come precipitazioni inizialmente nulla da segnalare, ma poi qualche pioggia arriverà sul versante adriatico, medio-basso adriatico, e si estenderà poi a buona parte delle regioni meridionali nella notte tra venerdì e sabato. Attenzione anche a qualche fiocco di neve fino a quote collinari. Quindi in definitiva ci attende un venerdì che partirà ancora all'insegna del bel tempo, sempre però con foschie dense e nebbie sulla pianura padana centro-orientale. Poi a fine giornata nubi in aumento sul medio adriatico e al sud, e arriveranno anche, dicevamo, le prime piogge e i primi fiocchetti di neve sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. In sintesi, ce ne stiamo a casa questo fine settimana. E allora ci spostiamo noi per voi. Andiamo a conoscere la comunità di Santa Margherita, bellissima, a Cortona, con Daniele Morini. Stamattina siamo affacciati sulla Val di Chiana, siamo in Toscana e precisamente siamo a Cortona. Non poteva essere altrimenti, perché il 22 febbraio si ricorda Santa Margherita da Cortona, questa santa francescana vissuta nella seconda metà del 200. Venite con noi in Basilica. All'inizio dei terziari mantellati si prendono cura della prima chiesa, che poi dopo viene presa in custodia da altri sacerdoti religiosi fino al 1392, quando arrivano i frati francescani, e siamo rimasti, ecco, ininterrottamente, ecco, per tutto questo tempo. Anche Santa Margherita è stata ispirata dalla spiritualità francescana. Suor Fabiana, che significa oggi seguire una testimonianza, un messaggio di vocazione francescana femminile? Significa concretamente andare dietro e farsi toccare un po' il cuore da quello che è stata l'esperienza di Francesco e viverla nella nostra femminilità e nel nostro essere donne e nella semplicità dell'accoglienza delle persone e di quello che siamo, testimoniando semplicemente un amore di Dio in una forma francescana. Una croce in legno testimonia la presenza francescana, un po' come succede a Laverna, e dove c'è una presenza francescana, quando si parla di giovani, Giulia, si parla di... Gioventù Francescana, di Gifra. Sì, allora, noi siamo arrivati qua nel 2013, eravamo un gruppo piccolo all'inizio, eravamo in 7-8 e poi piano piano stiamo crescendo, siamo arrivati a una quindicina più o meno. Ecco, quali attività, quale presenza per la Gifra qui al santuario di Santa Margherita da Cortona? Il cammino del giovane francescano ha lo scopo di far conoscere al giovane qual è poi la sua vocazione e quindi sceglierla poi, no? Un cammino da fare insieme, un po' come quello di Margherita e Daniele, un po' Gifra, un po' Gioventù Francescana e un po' scout della Gesi, giusto Margherita? Sì, proprio così. Qui gli scout passano spesso e volentieri anche. Sì, molto, diciamo che molti scout passano per il santuario. Inoltre sono 5 anni che i frati e le suore di Santa Margherita appunto organizzano una route di Pasqua, tipo quest'anno verrà fatta dal 17 al 20 di aprile, e è molto molto bello perché ci sono scout di posti diversi, paesi diversi, tutti raccolti qua, insomma. Ed è
Eccoci allora in Basilica. Stefano, buongiorno. Buongiorno a te. Ordine terziario francescano. Sì. Era un po' l'ordine anche di Santa Margherita, la sua consacrazione era quella. Una presenza antichissima, addirittura più antica di quella dei frati minori. Sì, perché dopo la morte della Santa, che ancora non era santa, la custodia della salma e del corpo era affidata ai terziari francescani qui della comunità di Cortona. Nello specifico noi qui, oltre agli incontri che facciamo insieme al nostro assistente padre Federico, diamo una mano a livello di pastorale con l'animazione delle messe, a livello di liturgia, a livello di canti, e in modo particolare in questa giornata di festa diamo una mano come accompagnatori per i pellegrini che vengono a visitare e trovare la Santa, anche nell'angolo dedicato ai ricordini piuttosto che a immaginette o coroncine dedicate alla Santa. Grazie Stefano, ti lascio a questa giornata di lavoro intenso. Grazie, buona festa. E c'è un'altra realtà che si occupa del servizio al santuario, quello degli araldi di Santa Margherita. Romano, di cosa si occupa questa associazione che ha più di mezzo secolo? Diciamo che lo scopo di questa associazione, lo dice la parola stessa, è quello dell'annuncio, annunciare la grandezza, la bellezza, la santità di Santa Margherita nelle liturgie, ma anche in manifestazioni civili qualche volta. E poi soprattutto qui al santuario, in particolar modo durante le feste. Buona festa di Santa Margherita anche a voi. Grazie, e anche a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Buona festa davvero, Daniele, davvero a tutti quelli che portano la memoria di Margherita nel loro cuore e nel loro nome, unitamente all'altra festa di oggi che è la cattedra di San Pietro. Oggi in Vaticano è festa perché si ricorda la missione che Cristo affidò appunto a Pietro di costruire la Chiesa. Dopo la Santa Messa, che andrà in onda come di consueto dalla Basilica di Mariana di Loreto, noi avremo qui due persone che ci sono particolarmente care. Esatto, l'immagine di Padre Pio è quanto mai eloquente, perché verrà qui Padre Marciano Morra per 20 anni accanto al santo di Pietrelcina, e Padre Lotti, il nostro amico Padre Lotti, che era, pensate, un bambino di pochi anni, assieme al fratello Carlo, a servir messa proprio durante l'ultima celebrazione eucaristica di Padre Pio. È una puntata tutta da vivere con voi. Quanti ricordi tirranno dal cuore questi due amici di Bel Tempo Si Spera. Buona Santa Messa a tutti voi. Grazie di essere stati con noi. E per favore, continuate ad esserci. Ne vale la pena. Ha appena festeggiato i primi 65 anni di messa un uomo di Dio che per 20 anni ha ricevuto la luce di San Pio da Pietrelcina. Padre Marciano Morra è qui oggi e noi gli siamo grati dal profondo del cuore, direttamente da San Giovanni Rotondo. Padre Marciano, cosa sono stati 20 anni accanto a Padre Pio per un religioso come lei? Cosa devo dire? È stato bellissimo, l'ho desiderato, ma la prima immagine di aver visto Padre Pio è stata all'età di 16 anni, quando dovevo entrare, terminato il ginnasio, entrare a noviziato. Da poco era terminata la guerra, il padre superiore ci dice: ecco, prima di andare a noviziato andiamo a conoscere Padre Pio, cioè la stessa provincia di Padre Pio. Ma era già Padre Pio già allora? Sì, già con tanto, tutta la folla, perché ecco, siamo nel 45. Quindi, e arriviamo a San Giovanni Rotondo con un mezzo di fortuna, eravamo 17-18 ragazzi, tutti, e quindi entrati in seminario 30 ragazzi, per entrare al noviziato 17, quindi una percentuale altissima. Quindi arriviamo a San Giovanni Rotondo con un camion americano, col tentone. Ma queste immagini sono già una poesia. Senza chiusura dietro, quando siamo scesi, forse eravamo un po' neri, sì, sì, del gas.
Altro che emissioni inquinanti. Ecco. E quindi salutiamo Padre Pio. Ecco, la prima immagine di un buon nonno, la figura del nonno, perché si è messo in mezzo a noi, abbiamo riso, eccetera, e passa l'economo, il frate economo, da premettere che era terminata la guerra da poco, quindi difficoltà. Si mangiava e non si mangiava. E Padre Pio dice all'economo, oh, falli mangiare bene, perché questa è carne che cresce. Altro che il Padre Pio burbo. Bella, all'aperto, libero, bellissimo. Padre Marciano, lei ha detto però, ho scelto io di stare con lui, l'ho desiderato. Sì. Come arriva poi ad essere per 20 anni l'ombra di Padre Pio? Ma non ha desiderato poi di stare vicino, perché appena terminato gli studi e ordinato sacerdote, gli altri, chi va a Roma, chi va lì per le lauree, eccetera, a me mi prendono il superiore e mi mandano come direttore di seminario. Quindi stare con i ragazzi e formare i ragazzi. Quindi certo. Già diciamo, un campo di responsabilità. E mi sono trovato perso. Dico, ma io non ho mai fatto corso di educazione, di formazione di ragazzi. Mi sono trovato proprio perso. Dico, allora che faccio? Faccio il ragazzo con i ragazzi. Che meraviglia. E ho portato, senza volerlo, una innovazione nel campo educativo. Perché prima gli educatori erano distanti dagli alunni, dai ragazzi. Erano i superiori. E invece io studiavo con loro, stavo in mezzo a loro, facevo la era scuola. Uno di loro. Stavo a giocare con loro, mi inquietavo, quello, quell'altro. E ho avuto delle soddisfazioni enormi. Basta pensare, ecco, dico, quindi terza media, già 3 anni di questa esperienza, di un ragazzo che bussa alla direzione. Avanti. Ed entra questo ragazzo e dice, padre, non tengo proprio voglia di studiare oggi. Mi faccia stare qui con lei. Mi faccia stare qui con lei e siediti. E ci siamo messi a ragionare. Questa è innovazione formativa, certo. Perché è diretta. Quindi da non saper fare nulla. È diventato poi addirittura un riferimento per questi ragazzi. Sì, per questi ragazzi, sì. Padre Marciano, l'esperienza di Padre Pio, la santità di Padre Pio, lei l'aveva colta dall'inizio? Cioè, noi siamo purtroppo stati abituati per anni a vedere Padre Pio quasi come un fenomeno di baraccone. Io non dimenticherò mai la prima volta che venne Padre Lotti in questo studio. Sto parlando di 10 anni fa. C'era un altro programma, ma era sempre la mattina, che mi disse, sia chiaro, non mi faccia, perché allora ci davamo delle le domande idiote che fanno tutti, perché io non rispondo. Io sudai 7 camicie, penso di aver detto 200 volte l'Ave Maria prima di entrare in onda, perché io ero morta. Dico, ma questo che vuol dire? Nel senso che voi avete protetto Padre Pio proprio da questa fenomenologia molto... Però sì, lo sapevate che era santo. Io questo le voglio chiedere. Lei, questi 20 anni passati con lui, capiva che era un privilegio, che era qualcosa di diverso quell'uomo? Capivo, ma non in una forma giusta. Quindi pure vivendo, vivendo e facendo l'esperienza di tutti i giorni, io ero convinto e dicevo a me stesso, beato Padre Pio, c'ha l'estimate del Signore. Quindi avevo questa concezione. Questa concezione. Di beato lui. Una mattina io servo la messa ed era un privilegio. La mattina Padre Pio diceva la messa molto presto, verso le 4:30, le 5, secondo le stagioni. E c'erano 2 turni di coloro che dovevano servire la messa. Un turno dei sacerdoti e dei religiosi e l'altro turno dei laici, dei borghesi, quindi sempre 2 persone. Perché era un fatto importante? Certo. Perché nel servire la messa
il chierichetto o il chiericone, perché eravamo grandi, si stava in ginocchio ai piedi del sacerdote di Padre Pio, che teneva le mani aperte, senza i guanti, per cui da terra si vedevano bene le piaghe, quindi un grande privilegio. E io dicevo, beato lui, beato lui. Terminato la messa, si ritorna in sagrestia. Padre Pio non rimette subito i guanti, ma fa baciare la mano a destra e a sinistra a chi ha servito la messa senza i guanti, quindi un privilegio enorme. E io ricordo questa scena. Prendo la mano di Padre Pio e la porto piano piano alle labbra. Perché? Perché volevo fotografare. Immagino. E quindi ricordo una crosta di sangue, laddove era rotta si vedeva il sangue vivo. Allora io, ecco, con questa mano concava per non toccare, quindi prendo la mano di Padre Pio, la porto alle labbra e baciole. E voglio essere gentile con un'altra persona estranea che io non conoscevo. E diedi la mano di Padre Pio a questo signore. Padre Pio lasciò fare. E dalla configurazione della mano di questo signore doveva essere un contadino, perché teneva le dita callose, la mano callosa. Allora io do la mano a questo signore che non si aspettava il mio gesto. Preso dall'entusiasmo, prende la mano di Padre Pio e gliela stringe. Padre Pio saltò da terra gridando, mi fai male, mi fai male. Allora io disse, altro che beato Padre Pio, povero Padre Pio. Padre Marciano, ma è la prima volta che lei vede le stigmate. Dica la verità, lei ha mai messo in dubbio quando era più piccolino che ci fossero? No. Spiritualmente parlando, che discorsi ha fatto lei? Cioè quel segno, sì, beato fino a un certo punto. Che cos'era? Che spiegazione si è dato? Che quello che poi i nostri superiori ci suggerivano, ecco, ci davano le spiegazioni, cioè che erano doni del Signore, ma doni per gli altri, non per lui. Per lui era una sofferenza, il dono era a servizio del popolo di Dio, erano gesti di salvezza delle anime. Quindi la prima sofferenza di Padre Pio con le stimmate era quella di Gesù in croce, che vuol salvare il mondo. E Padre Pio quindi partecipa con la sua vita, con l'offerta vittimale, cioè si offre vittima. Signore, io voglio insieme a te aiutarti a salvare le anime. Questa è la funzione della stimmate. Perciò si arrabbiava tanto quando... forse la confessione non veniva presa sul serio, quelle volte in cui il santo Padre Pio si arrabbiava al confessionale. Non è perché era cattivo, Padre Marciano, perché lo faceva? Allora, c'è un'espressione. Un fraticello dice a Padre Pio, padre, avete trattato troppo male quella persona, l'avete sgridata. E così non si fa. E Padre Pio dice, non voglio andare io all'inferno a posto suo. Cioè, il gridare è il papà, che vede che il figlio si comporta male e sta su una strada sbagliata. Non è che se il papà è buono, non certo. È un papà moderno certo. All'acqua di rosa, ma se è un papà responsabile, è responsabile del figlio e lo rimprovera e magari non lo fa uscire, lo vigila se gli vuol bene, perché se no quel figlio prende una strada sbagliata. Padre Pio faceva questo, vedeva che la vita di questo signore era che andava verso il negativo, la perdizione, e allora la sgridata. E uno che si sente sgridare anche da Padre Pio, oh, allora qua che cos'è? Certo. E quindi la scossa e uno si rimette in regola. Padre Pio si è mai arrabbiato con lei, Padre Marciano? No. Allora,
Basta vedere. Allora, non si è mai arrabbiato con me, ma ci sono due o tre espressioni. Io vedevo prima di ogni cosa che intorno a Padre Pio c'era tante di quella gente, a me e quello e quell'altro, povero uomo, dalla mattina alla sera. Ma la cosa che più mi dava fastidio era vedere i frati che stavano sempre vicini, chi lo voleva baciare, chi lo metteva la testa qui sopra. E io dico, ma povero uomo, è lasciatolo in pace. Allora mi ricordo che dentro di me ho fatto una preghiera, Padre Pio, vedi? Io non ti do nessun fastidio, non ti chiedo nulla, perché già ne tiene tanta attorno. Però quando tu te ne vai là, tu mi devi aiutare tu, capito? Questo è un episodio. C'ho un altro ricordo che non me lo so spiegare, ecco, lo dico così in pubblico. Io dovevo ritornare a Vigra del Gargano, ero stato a Foggia per servizi, lì c'era il seminario e dovevo ritornare a Vigra del Gargano. Passo per San Giovanni, dico, scendo e vado a salutare Padre Pio. Sapeva gli orari, ero verso le 11, che Padre Pio era libero e generalmente stava in terrazza. Difatti io vado in terrazzo e trovo Padre Pio e due frati. Stavano seduti e stavano discutendo, non lo so, del più del meno. Io arrivo, saluto Padre Pio, saluto gli altri due frati e poi rimango in piedi davanti a Padre Pio perché non c'erano sedie. E ci stavano tre sedie, stavano sedute loro, io sono rimasto in piedi. Ho pensato, se vado a prendere un'altra sedia, può darsi che questa se ne vanno. Allora dico, preferisco rimanere in piedi. E difatti giro una foto di Padre Pio seduto e io con la borsa in piedi davanti a lui. Ragionando, e Padre Pio prendeva vita in questo ragionamento che si faceva, fa un gesto unico. Tutto particolare, si ferma, si blocca, non parla più. E gli altri due, naturalmente anche e io, zitti. E mi mette addosso gli occhi, in questo modo. Quello sguardo che dicono tutti, cioè che oltrepassa da una parte all'altra. Bloccato, con gli occhi così sbarrati su di me. E che cosa voleva? E poi si scioglie e continua a parlare. Io non mi sono mai spiegato cosa volesse dire. E Marciano, ma aveva combinato qualche baracchella, lei? No, sicuro, pare Marciano. Qualche cosa, secondo me. Stiamo al gioco, stiamo al gioco. Può darsi che ci stava pure qualche marachetto, però se certamente avrà visto che io ero giovane allora, ero giovane, e io oggi ho 90 anni e tutta la vita io l'ho consumato per Padre Pio, cioè la vita mia è tutta per Padre Pio. No? E si consuma adesso per noi. Padre Marciano, ce ne andiamo un minuto in pubblicità. E poi torniamo qui. Ok. Padre Marciano Morra, 65 anni di messa, segretario emerito dei gruppi di preghiera di Padre Pio, amico personale, confratello di Padre Pio e l'ospite d'onore di oggi. E ci sta raccontando, sta svuotando il suo scrigno dei ricordi e ci sta restituendo, come spesso fanno i frati di San Giovanni Rotondo, un po' un Padre Pio inedito, un uomo che era anche molto allegro, vero Padre Marciano?
Smettiamola di pensare sempre che fosse arrabbiato. Pare Pio sapeva scherzare. Sì, era un po' l'anima della conversazione. Quando, per esempio, a tavola, capita anche nelle vostre case che si mangia e nessuno parla. E certo. Ma può darsi pure che quel giorno la televisione sia spenta. Ecco, per caso. E tenete presente che Padre Pio era contrario alla televisione. E quante ne dissero la stampa, quello, quell'altro. Un santa pace. L'uomo del 2000, del Vecchio Testamento, quello, quell'altro, il retrogrado. Ma Padre Marciano, ma quindi andiamo all'inferno noi? No, perché ditemelo, così io lascio ai colleghi più giovani, bravi, che vorrei andare lassù. Però, c'ho l'aspirazione. Però, finisco il pensiero di Padre Pio. Oggi dobbiamo dire che aveva ragione. Diceva, con la televisione a tavola la famiglia non parlerà più. È vero, è vero, è vero. E si perdono i valori principali dello stare insieme. Ed è così. Voi di cosa parlavate a tavola? Di tante cose, di tante cose. Quando Padre Pio però si accorgeva che era un po' una cappa, ecco, lo stare a tavola, cominciava lui con una battuta, perché era bravo a inventare le barzellette, magari le ripeteva pure, ma tante volte le inventava sul posto. Allora, una, vede di rimpetto a sé Padre Angelo, al quale era risaputo, piaceva il bicchieruccio di vino. Bicchieruccio! Bicchieruccio! Di vino. Mm. Sapete che è capitato a Padre Angelo? E quindi Angelo si sente la barzelletta, certo. Quindi in diretta, dice, se n'è andato perché, dice, l'hanno messo come incarico di convento, gli hanno affidato l'ordine e la pulizia della cantina. Madonna. Meglio di così, proprio. Non poteva andare. È andato in cantina e ha cominciato a dire, ma tutti i santi vedono il Signore, vedono la Madonna, e io non vedo mai niente. Vediamo se si vede San Giuseppe. Oh, sì. Riempie un bel bicchiere di vino e comincia a sorseggiare. Quanto è bello San Giuseppe! Entra il padre superiore e vede che frate Angelo ha il bicchiere in mano e sta bevendo. Frate Angelo, tu qui farai il purgatorio. Volesse Dio. Il padre Pio, cioè l'uomo burro, ma no. Assolutamente. Era burbero per autodifesa. Capiamole queste cose. Allora, padre Pio esce da vicino all'altare maggiore per andare in fondo alla chiesa, per confessare. Ci sono i bug con le donne. Passa Padre Pio, tutti si alzano in piedi, a destra, a sinistra, ma a me, quello, quell'altro. Lui si doveva difendere, perché gli hanno stagliuzzato anche il mantello di dosso. Ma il problema principale di Padre Pio erano i piedi. Aveva preoccupazione che gli calpestassero i piedi. C'aveva le piaghe ai piedi. E allora, per difendersi, cominciava a gridare. Tutti sentivano gridare e impaurito si sedevano e magari sottovoce dicevano: e questo è santo? E che razza di santo è questo? Quanta poca fede abbiamo noi! Padre Marciano, perché Padre Pio insisteva sulla preghiera? Sui sacramenti è più immediato. Le ore trascorse in preghiera, il rosario recitato più volte al giorno. Cos'era la preghiera per Padre Pio? Era il pane quotidiano. Però, precisiamo, suggeriva il rosario, ma non come si è costruita una mentalità dei rosari di Padre Pio, che Padre Pio dicesse
50 rosari al giorno, 100 rosari, 150 rosari al giorno. Ma io mi sono fatti i calcoli. E non bastano 24 unze per dire rosario. Doveva dire la messa, doveva confessare, doveva mangiare. Ce l'avrebbe ne fatto. Due, tre ore di sonno, li doveva fare. E invece... La preghiera. La preghiera spontanea. Signore, mo mi fa male il dente, aiutami un poco. Anche perché devo andare dal dentista. Cioè, la preghiera continua, ma spontanea, che è la più bella. È immediata. Lui è riuscito a vedere i gruppi di preghiera che sono sorti nel suo nome? Sì, perché da lui ha preso l'avvio il gruppo di preghiera. Fu Papa XII a rivolgere la donata dei cristiani nella preghiera per scongiurare il pericolo della guerra. Padre Pio ne viene messo a corrente e dice: noi da dobbiamo essere i primi a rispondere. E quindi suggeriva la Santa Messa, suggeriva la confessione, il rosario, però suggeriva qualcosa di importante per lui, perché già lo faceva, a prescindere dai gruppi di preghiera, come assistente del Terzo Ordine, quando ancora non c'era il grande sviluppo su San Giovanni Rotondo. Cioè, la meditazione sulla parola di Dio, la meditazione sulla Bibbia. E questo l'ha inculcato anche ai primi gruppi di preghiera. Questo è fondamentale. Tant'è vero che ci teneva che le due sorelle Cerase di Foggia si ammalano. Spirituali. Grande figlie spirituali. E vanno sulle Dolomiti per cambiamento di aria. Scrivono a Padre Pio: siamo ammalate e non abbiamo potuto meditare sulla Sacra Scrittura. Ora ritorneremo a casa. Padre Pio risponde: comprendo la vostra malattia e vi scuso che non avete meditato sulla parola di Dio. Però, con un po' di buona volontà, lo potevate anche fare. Aia. Adesso dite che tornate a casa vostra e non avete scuse. Quindi i gruppi di preghiera diventano nel corso dei decenni una realtà ormai consolidata anche del nostro essere cristiani, e non dimentichiamo che fanno il giro del mondo. Arrivano anche in Argentina, dove l'allora cardinale di Buenos Aires, Jorge Bergoglio, chiede a voi di andare a raccontare cosa realmente vogliono dire. Intanto noi con Serena Cirillo e con Giacomo Avanzi ce ne andiamo a Villa Franca di Verona, nella parrocchia, nella chiesa della disciplina. E guardate cosa significa vivere, vivere oggi la preghiera, secondo Padre Pio. Guardate. Siamo qui nella chiesa della disciplina, in Villa Franca di Verona, dove ci troviamo una volta al mese per la preghiera dei gruppi di Padre Pio. Ecco, è dal 96 che questo gruppo vive questa esperienza voluta da Padre Pio proprio per sostenere la casa sollievo della sofferenza. Ogni mese ci si comunica anche le esperienze, le difficoltà, e tutto portiamo dentro nell'Eucaristia, che era il centro della vita di Padre Pio. È importante, come gruppo di preghiera, pregare per tutta la Chiesa, essere in comunione con tutta la Chiesa. Quando ci si trova come gruppo non si prega mai per qualcosa di nostro, ma c'è sempre un'apertura verso gli altri, verso la comunità, verso le comunità. Ogni gruppo di preghiera è sempre il collettivo nelle comunità e per le comunità. Non sono mai gruppi a sé stanti, autonomi, acefali, ma sempre insieme. Il nostro gruppo è nato bene da Bardolino, sul lago di Garda, quindi anche noi recitiamo, abbiamo visto prima il rosario meditato, poi le litanie, e poi facciamo anche la coroncina al Sacro Cuore di Gesù che Padre Pio recitava tutti i giorni. Questo caro santo, abbiamo visto quanto ci ha messo, diciamo, nella sua vita, no? E cui anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di imitarlo. Sicuramente che colpisce, almeno a me, tanto la figura di Padre Pio
è innanzitutto il frate, e sicuramente è un uomo che attrae tanto, che affascina per una spiritualità profonda e intensa, sicuramente un uomo tutto di Dio. Chi conosce Padre Pio, chi ha imparato a capirlo, ad amarlo, non può restare indifferente, e cambia modo di vivere. È quell'amore che cambia. E oggi a guidare il gruppo di preghiera di Padre Pio, il segretario generale, Padre Luciano Lotti. Padre Lotti, ti vengo ad accogliere, va bene? Accomodati. Bene. Allora, Lucia, prima di sedermi, precisiamo, in altre trasmissioni meno importanti, invitano i cavalieri. Io ti ho portato il commendatore. Perché? No, l'hai portata! Perché Padre Marciano è commendatore della Repubblica. Mi metto così. Guardate qui. Ferdinando Morra in religione Padre Marciano. E questa è un'altra cosa bellissima. Grazie, Padre Marciano. Padre Marciano, ma quando ti hanno chiamato da Quirinale, tu hai pensato a uno scherzo? Di un po'. Sì, mi è venuto uno scherzo, ho chiesto subito informazioni, ma che cos'è? No, è una cosa seria. Oddio, lo volevano fare cavaliere del lavoro, hanno detto meglio che lo facciamo commendatore. Senti, Padre Luciano, tu nel giro di qualche mese hai fatto forse il giro del mondo per andare a ficcare il naso e il cuore, come dico io, nei gruppi di preghiera, che sono qualcosa che qualcuno potrebbe pensare legato a una fede arcaica, antica, tra virgolette, vecchia di età. E invece poi si scoprono ragazzi, universitari, persone anche che hanno dei disegni importanti nella loro vita. Cosa c'è dietro questo collante dei gruppi di preghiera? Beh, se dovessi dire, io sono andato a scuola. Perché che bello. Ho imparato come si incontra Dio. E devo aggiungere, noi precisiamo, nei gruppi di preghiera ci sono i giovani, ci sono gli universitari, ci sono i professionisti e ci sono i vecchi, che sono la ricchezza della Chiesa. Oh, e diciamolo! Cioè, chiaro, chiaro! E non solo nella Chiesa. Quello che è bene precisare è che la forza della Chiesa è proprio questa presenza dello Spirito Santo che noi otteniamo con la preghiera. E tutte queste persone che chiamiamo anziani, vecchi, come volete voi, che pregano tutti i giorni, che dicono il rosario tutti i giorni, sono la salvezza della Chiesa. Noi pensiamo di essere noi perché facciamo la predichetta, ma fondamentalmente andiamo avanti perché ci sono queste persone che pregano per noi. Entrare in un gruppo di preghiera, Padre Luciano, cosa vuol dire esattamente? Beh, vuol dire lasciarsi coinvolgere veramente dalla speranza, perché la porta di accesso del gruppo di preghiera è diversa da persona a persona, spesso può avvenire perché ci si rivolge a Padre Pio, perché c'è un problema in famiglia, un bisogno di aiuto, oppure anche perché proprio c'è bisogno di pregare insieme, perché io vedo questo e devo dire grazie anche a TV2000 e anche a altre televisioni che fanno le trasmissioni religiose. Oggi è bello pregare con la televisione perché si prega insieme agli altri. È vero, è vero. Ecco. Ringraziamo Pina Cataldo per questo. Sì, sì. E il gruppo di preghiera è pregare insieme agli altri. Adesso avete fatto vedere Villafranca. Io sono stata a Villafranca, abbiamo fatto i convegni dei gruppi di preghiera, abbiamo portato l'abito di Padre Pio. Noi abbiamo fatto una veglia di preghiera nella cattedrale, devo dire Duomo, mi hanno detto, ma mi piace dire più cattedrale di Villafranca, perché, e devo dire, alle 9 di sera, di sera, era gremita. Era una cosa straordinaria, di persone che avevano bisogno di pregare insieme. Padre Marciano, però ritorno a una cosa che lei ha detto importante, la lettura e l'approfondimento della parola. Ma parliamoci chiaro, Padre Pio, e grazie a voi avete mantenuto questa idea, mica pensavo a dei gruppi fai da te, cioè sempre dentro un contesto ecclesiale, comunitario,
Non è che voi vi fate il capogruppo per conto vostro, sempre all'interno di una parrocchia. Questo è un discorso molto importante da fare. Sì, sì, ma proprio nello statuto, nelle prime linee che dettò a voce Padre Pio, voleva che il gruppo avesse sempre il sacerdote come responsabile, come guida principale del gruppo. Poi in appresso si aggiunge il vescovo, le varie, però sempre il sacerdote, perché è garanzia per il gruppo. Quindi, Padre Lotti, non è che ci inventiamo il santone di turno, il predicatore di turno, inteso come io, laico, sono responsabile di questo gruppo e adesso me la vedo io per tutto il resto. Questo è molto importante in tempi come questi, dove il grande bisogno di spiritualità poi dopo si traduce non sempre in un'ortodossia pura. Sì, soprattutto perché il grande bisogno di spiritualità deve portare anche una carità fattiva che deve essere visibile, tangibile. Ecco che allora i gruppi di preghiera hanno la loro vita di carità legata all'opera di Padre Pio, alla Casa Sollievo, ma soprattutto perché questa presenza del sacerdote ci garantisce la forza dello Spirito Santo. Perché guardate che noi preghiamo attraverso Cristo, come dice San Paolo, lo Spirito grida dentro di me, Abba, Padre. Noi preghiamo con la forza dello Spirito. E il sacerdote ci aiuta a vivere nel sacramento, nella celebrazione, quella che è la forza dello Spirito, che è fondamentale. Senti, Padre Luciano, la presa che hanno i gruppi di preghiera in mondi apparentemente lontani. Tu sei stato in Asia da poco, in realtà molto diversi e anche molto sofferenti. A che cosa è dovuta? Cos'è che arriva di Padre Pio anche lì? Beh, di Padre Pio, devo dire, in Indonesia, dove sono stato, ma anche in India, in altri posti dell'Asia, direi che Padre Pio forse parla più che in Occidente, perché sono popolazioni molto aperte alla meditazione, alla riflessione, al silenzio. Allora ecco proprio questa immagine di frate che spinge al raccoglimento in un'epoca in cui corrono tutti, dà il senso all'interiorità, perché ci può essere un'interiorità di tipo psicologico che è quasi ripiegamento su noi stessi, o una interiorità che è autoesaltazione, io divento il padrone del mondo. Invece Padre Pio ti parla quella interiorità che è vero colloquio con Dio. Padre Lotti, lo dico a casa perché si fosse messo in ascolto soltanto adesso, era un bambino di pochi anni, col fratello Carlo all'altare durante l'ultima messa di Padre Pio. E Padre Marciano è stato il suo angelo custode per 20 anni. Ce ne andiamo un minuto in pubblicità e quello, pure quello è pane, scusateci, pure quello è pane, e poi dopo torniamo qui. Che è arrivata in questo studio, Padre Marciano Morra per 20 anni, l'assistente, l'angelo di Padre Pio, e Padre Lotti, che il nostro amico Padre Lotti, che era un bambino piccolo piccolo quando, Padre Lotti, tu e tuo fratello Carlo siete tra i privilegiati, quel giorno capita a voi di dover assistere Padre Pio. Padre Lotti, che ricordi hai di quel giorno, di quella messa? Beh, i ricordi sono tanti, perché vivevamo una settimana particolare. Il 20 settembre erano i 50 anni delle stimmate di Padre Pio e il 22 settembre c'era il primo convegno internazionale dei gruppi di preghiera a San Giovanni Rotondo, con tanto di approvazione del Santo Padre, e quindi c'era tutta una cosa molto molto importante. Il ricordo che ho di quel giorno, direi che comincia dal giorno prima, perché eravamo tutti elettrizzati in quanto si era preparato un po' la festa di Padre Pio, e soprattutto insomma, noi andammo in chiesa, che erano le 3:30 del mattino, perché per entrare era un problema. E Padre Pio era un po' perplesso, non voleva dire la messa, ma non perché, alcuni hanno detto, era stanco, non voleva. Padre Pio si era accorto che c'era la festa intorno a lui.
E allora lui viveva l'umiltà. Attenzione, questo è importantissimo. Non voleva, si vedeva che in sacrestia non voleva fare questo. Poi alla fine ha accettato la festa e quindi ha celebrato questa messa solenne. E io ricordo benissimo che alla fine fui proprio io ad andare a prendere in sacrestia quella piccola sedia che usava per camminare, perché lui sul momento ha avuto quel barcollamento. È arrivato Giuseppe Pio che lo ha preso da dietro e lo ha tenuto fermo. Io scappai subito in sacrestia a prendere la sedia a rotelle. Lui è entrato in sacrestia e ricordo benissimo le parole che guardava i figli spirituali, diceva: figli miei, commosso. Il padre che aveva capito che stava per andarsene. Padre Marciano, ecco, intanto la regia ci sta facendo rivedere quelle immagini, il mancamento. Padre Marciano, padre Pio era stato miracolato 2 anni prima. Arriva la Madonna di Fatima, lui, malato ai polmoni, nella sua stanzetta, gli viene impedito di scendere ad omaggiare la Madonna e quasi quasi arrabbiato dice: sei arrivata qua, io non ci sono potuto essere. Poi misteriosamente, o meglio, miracolosamente, la Madonna l'ascolta. Ma lei aveva capito, padre Marciano, che padre Pio se ne stava andando? I giorni precedenti come erano stati? Erano i giorni della malattia seria. Seria. Tant'è vero che arrivarono da Roma i grandi specialisti per un consulto e la risposta fu negativa, quindi, meglio, positiva. Quindi si stava lì in ad attesa, aspettare. Ad aspettare. Arriva la Madonna di Fatima. Io in quei giorni ero a San Giovanni Rotondo. Certo. Quando padre Pio scese in chiesa, accompagnato da 2 persone sotto braccio, e mise la corona alla Madonna di Fatima, che l'abbassarono, ecco, mise tra le mani la Madonna la corona del Rosario, io stavo proprio a fianco a lui. Il giorno dopo parte la Madonna, padre Pio sta vicino alla finestra del coro e vede che l'elicottero va via e dice: Madonna mia, sei venuta in Italia e mi sono ammalato, te ne vai e mi lasci malato. Si volta a destra e a sinistra, ma io mi sento bene. Dio mio. Scendiamo giù, andiamo a confessare. E da quel momento non mi ecco. È la prima volta che ha chiesto per sé qualcosa? Come? È stata la prima volta che ha chiesto per sé qualcosa? Ma può darsi però che ti avrà chiesto, che lo sa quante volte, io non ce la faccio, dammi una mano d'aiuto. È spontanea, ma sì, è spontanea nell'uomo sentirsi legato a Dio, a Gesù, alla Madonna, ai Santi, è normale. Padre Marciano, ma questo ragazzino qui che abbiamo di fronte a noi, figlio di Francesco, questo ragazzino qui, figlio di Francesco, il pediatra meraviglioso, che è stato prescelto da padre Pio per essere uno degli uomini che hanno fatto grande la Casa Sollievo della Sofferenza, era promettente pure da frate piccolino. Che cosa ha visto in lui? Lei è stato tra i primi maestri di padre Lotti. Non lo dico per sviolinata, ma perché voglio capire questo dono profetico che avete voi. Si arriva o no? Cioè, non è che io lo conoscessi. Io ero segretario nazionale dei predicatori cappuccini e quindi stavo gestendo una missione popolare dove a Cerignola. Quindi avevo bisogno di frati, eccetera. Certo. E quindi avevo anche un gruppo di giovani. Tra questo gruppo c'era lui, che il giovane è sempre pronto, cosa fai? Certo. Eccetera. Certo. E io avevo bisogno di e tra i giovani, tra i 4, c'era lui. Allora io ricordo questo, quindi non è che io lo conoscesse, lo conoscevo seduta stante. Dico: qui c'è stato a scrivere un articolo per il giornale. E scrive un articolo per il giornale. Lui si sedeva e scriveva l'articolo sul giornale. Fai questo. E lo faceva. E io dicevo: ma questo è proprio bravo. Padre Marciano, te l'ha detto padre Marciano, Abbiamo fatto ben altre cose insieme. Per farti capire, tu hai ereditato adesso anche questa ho imparato tante missione cose. Bellissima. Senta, padre Marciano,
Io vi sarò eternamente grata perché anche noi attraverso centinaia di appuntamenti con Padre Pio ogni volta ci avete aiutato a tirar fuori le cose più belle. Ma cos'è secondo te? Non ho detto del tu, secondo lei, Padre Marciano, che di Padre Pio non è stato mai detto. Io una volta gliel'ho fatta pure a Padre Lotti questa domanda. Cos'è che lei adesso a 90 anni, dopo 20 anni vissuto accanto a Padre Pio, 65 di sacerdozio, vorrebbe che si sapesse di quest'uomo? Ma io penso che si è detto tutto. Però quello su cui bisognerebbe battere, sì, a cominciare da noi, Padre Pio proteso verso gli altri, cioè sia come spiritualità che è alla base, ma anche come uomo sociale. Padre Pio è un grande bellissimo uomo questo. Sociale. Bellissimo! Il progresso della zona. Padre Lotti, questo sarà un nostro prossimo appuntamento. Padre Pio, quando si guardava attorno a quella disperazione che c'era, non pensiamo a San Giovanni Rotondo adesso, lei ha capito che bisognava partire proprio dal tessuto umano per ricostruire poi anche lo spirito di queste persone. Sì, Padre Pio, veramente diciamo che si nota proprio un passaggio nella sua vita, a un certo punto in un'estasi, dopo aver parlato delle cose grandi di Dio, dice: io nel mio cuore sento un grande desiderio di andare verso i bisognosi. È questo mistero di Dio che si fa carne attraverso la vita del credente. E da lì miracolo su miracolo. Sì. Io sento questo rumore che avete sentito. In realtà era l'ingresso di Antonellina. Abbiamo una festa stamattina, dice Padre Marciano, coppie 90 anni. Ma la torta non lo sta. È arrivata, vado a prenderla. Dai. Scusate. Allora, 16 febbraio, ecco, 90 anni. Non poteva mancare. E 65 di messa. Padre Luciano, scusaci. Padre Marciano, è il minimo per dire grazie a lei di essere santo e di aver, per carità, portato avanti anche un grande uomo che si chiama Padre Luciano Rotti. Possiamo dirlo che sono 90 anni, Padre Marciano. L'abbiamo detto. Antonella, grazie. Ora festeggiamo. Dobbiamo festeggiare. Padre Luciano, grazie. Ce l'abbiamo fatta. A tutti auguri, voi. Auguri, Padre Marciano. Auguri. Ad Antonella, a Padre Lotti e a tutti voi. Buon fine auguri, settimana. Auguri. Ci vediamo se Dio vuole lunedì, il mio medico. Eccolo qua. Auguri. Grazie Antonella, grazie.